La nascita di Gesù. Tanto tempo fa, un angelo discese dal cielo e apparve a una giovane donna di nome Maria. Non avere paura, le disse. Ho una bella notizia. Dio ti ha scelta per essere la madre del suo unico figlio. Maria non era ricca o nobile, ma aveva un cuore grande ed era onesta e coraggiosa. Sono pronta, rispose. Maria sposò un uomo gentile chiamato Giuseppe. Poco dopo, il governatore locale diffuse un annuncio per i cittadini. Tutti dovevano fare ritorno al luogo di nascita per il censimento. Maria e Giuseppe dovettero recarsi a Betlemme. Maria avrebbe presto partorito. Così Giuseppe la aiutò a salire sull'asinello e si misero in cammino. Quando arrivarono a Betlemme era molto tardi, perciò cercarono una locanda dove alloggiare per la notte. Mi dispiace, non c'è posto, disse il primo locandiere. Neanche qui, disse il secondo. E il terzo disse: siamo al completo, ma potete dormire nella stalla. Il La stalla era calda e accogliente. Quella notte Maria diede alla luce un bambino. Lo chiamerò Gesù, disse. Lo avvolse in fasce e lo depose delicatamente in una mangiatoia piena di fieno. Sulle colline fuori Betlemme i pastori sorvegliavano le greggi quando all'improvviso apparvero degli angeli in cielo. Non temete, dissero loro. Abbiamo grandi notizie. Stanotte in una stalla è nato Gesù, il figlio di Dio. I pastori si recarono subito a rendergli omaggio. Molto lontano, i re magi videro brillare una cometa nel cielo e capirono che era successo qualcosa di speciale. Quindi partirono per un lungo viaggio seguendo la stella finché trovarono un bambino che dormiva in una mangiatoia piena di fieno. I re magi si inginocchiarono davanti a Gesù, chinando la testa, e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Tutti rimasero in silenzio ad adorare il Figlio di Dio, così piccolo, ma più straordinario di qualsiasi meraviglia. E quello fu il primo Natale.